mattina, eh. E poi di oggi siamo della tamizzale giapponese. Bravissimo! E oggi... oggi siamo qui per aprire insieme a voi una bellissima scatola, ovvero la Neon Box! Come potete vedere, Pippo è molto molto emozionato, dai, e anche dai, io. Adesso apriamo. Allora, questa qua è la seconda Neon Box che vi recensiamo. Bravissimo, per chi dopo. E questa qui è una scatola, ci piace moltissimo, e l'abbiamo appunto ripresa, perché è completa, è una box completa. Perché ci sono degli oggetti tradizionali del Giappone, bellissimi, infatti quelli dell'altra volta ci sono piaciuti tantissimo. Poi ci sono degli snack. Ma io non ce l'ho, Dio. Anche adesso Pippo l'apriamo. E poi ci sono anche dei personaggi, dei cartoni giapponesi. Quindi, ragazzi, non siamo più nella pelle. Io spero che ci sia una cosa dei Pokémon. Dei Pokémon? Dai, ragazzi, sì, speriamo. Una cosa dei Pokémon. Allora, l'altra Neon Box che abbiamo recensito era di agosto, dedicata ad agosto. Questa qua, penso a settembre. Allora vi dico una cosa. Sì. Se trovo una cosa dei Pokémon lì Benji o Super Saiyan Goku, esploserà la camera. Bravissimo Pippo. E mi raccomando, andate anche voi, visitate anche voi il sito neonbox.com. Questo qui comunque ve lo lasceremo qua sotto l'info box, così andate, cliccate e curiosate. Mi raccomando, fateci sapere poi se prendete qualche Neon Box oppure se fate proprio l'abbonamento. Mi raccomando, scriveteci tante tante cose. Come si fa? Allora, prima di tutto facciamo vedere. Bellissima Neon Box, tutta rossa. Con tanti personaggi. No, è rosa. C'è un rosso particolare. Ok, da qui si apre da qua. C'è lo scotch da togliere. Mi raccomando, metteteci tanti pollici su se vi piacciono questi video, dove apriamo box giapponesi, così ne faremo tanti altri. Allora, Pippo, vai pure, apri piano piano, bravissimo, molto molto delicato, Pippo. Bravissimo. Oh, sono curiosissima, ragazzi, chissà cosa troviamo. Ok, apri, mettiamola così e vediamo già com'è. Ecco, guardate già qua cosa c'è scritto. C'è scritto share your hashtag Neon Box, quindi condividila su Facebook, Twitter e Instagram. Poi discover Japan through the best. Ok, sì, qua dice cosa potete trovare. Apriamo, guardate, Pippo, vieni qua. Guardate, bellissimo, qua c'è il sito. Poi ah, questo ok, qua c'è la carta giapponese, il giornale che la tengo. Poi, allora, adesso chiudiamo prima di vedere cosa c'è. Ho visto. E qua c'è... ah, è dedicata a settembre, ragazzi. Quindi magari ci sarà qualcosa per il back to school, comunque per la scuola. Vai. Non guardare già cosa c'è. Ho visto una piccola... Okay. Lo vediamo dopo perché dentro ci sono tutte le cose che si trovano all'interno e noi non vogliamo rovinarci la sorpresa. Allora. Quindi, prima cosa, occhi chiusi, così non guardi tutto. Dai. Chi è? Un cane. Un cane, non penso proprio. Baseball, Chopper Man. Oh mio Dio, ragazzi, che carino personaggio. Che gioca a baseball. Infatti ha la sua pallina qua. Magari leggiamo un pochino qua che cosa. Mini Staff Chopper. Sono degli atleti che hanno una piccola palla, appunto. E ah, ok, ce ne sono di tre tipi che praticano tre sport: basket, calcio e baseball. Noi abbiamo trovato baseball ed è troppo carino, ragazzi. Anche il cordino così. Sonic! No, Pippo! Sai cos'è? Sì. La bath ball! Si mette quando facciamo il bagno, nella vasca da bagno! Allora, no, ragazzi. No, facciamo prima vedere com'è. Perché noi ci teniamo tutte queste bustine qua. Appunto, c'è scritto Sonic Buff Ball. E ce ne sono di vari tipi. Allora tagliamola con questo. No. Ah, qua fa a vedere come funziona. Si mette nell'acqua. Si mette nell'acqua. Poi sì, fa tutte delle bolle. Ed esce il personaggio. No, pensavo che hai detto c'è no. Lui. Mamma mia, ragazzi. Tagliamolo da sopra. Ma io voglio Sonic. Vuoi Sonic? Anche io, ragazzi. A me piace tantissimo Sonic.
Piano piano, Ma noi siamo che bello. Così magari la prossima volta quando Pippo farà il bagnetto la immergeremo nella vasca e okay. Metteremo la foto su Instagram. E sappiamo che Sonic, perché la palla è blu. No, non è detto. Comunque appunto adesso non possiamo farvelo vedere, vi metteremo la foto su Instagram e Facebook, quindi se non ci seguite ancora su questi due social, seguiteci. Così vedremo un po' chi c'è dentro. Sentite un po', Pippo aspetta, silenzio. Ragazzi, oh. Lo scopriremo presto. Poi, ecco, questo qui è una cosa dedicata ai manga, comunque ai cartoni giapponesi, è una stellina. E adesso la apriamo. No, no. Vai, apri tu. Ah, c'è lo scotch, aspetta. Noi tagliamo lo scotch. Oh, che bello. Vai, piano piano, vediamo un po' cosa c'è. Le pasticche. Cosa sono? Delle caramelle! Delle caramelline, ragazzi. Con i personaggi! Siamo sicuri che sono caramelle? Sì. Ci proviamo. Comunque, potete poi riutilizzare il contenitore per... Guarda! Dico, proviamo a sentire l'odore prima, ma penso proprio che sia una caramella. Vediamo, apriamo. No. Guardate che carino puntando i personaggi dei manga. È una pastiglia. C'è da mangiare. Che buona! Ma sono le pastiglie. Che buona! Favola! Favola. Aspettate. Questo. Candy box! Sì ragazzi, sono caramelle, avevo paura. Ok. Ritaki and Misura. Ok, buona. No, basta, Pipecco, adesso lui inizia. No, mi sa che è limone. Sì. Buonissima, eh? Gli snack della Neon Box sono buonissimi. La bambola di Super Saiyan Goku. No, questa è una bambola. Guardate un po', grandissima questa scatola. Allora, apriamo. Sì, adesso la apriamo. Aperta. Ma devo stare vicino a questo perché sento... Ah, lui aveva le caramelline. Allora, apriamo un po' insieme. Guardate, Tapu Goku. Allora, quando stavo male in questo video, che cioè, vedo una cosa che mi piace troppo, me ne mangio una per farmi guarire la pressione. La pressione. Ah, ok, c'è anche lo scotch di qua. Che buone queste caramelle. Mi hanno lasciato un buonissimo gusto in bocca, quindi... Oh mamma mia, che bella! Piano, che questo qua si rovina, sennò. Ah, c'è anche il piedistallo, dove metterla? Okay. Mi sa che non mangio più pastiglie perché ho visto più. Allora. Non guardare ancora. Allora, qua c'è la base, dove metterla? Vai di qua che adesso mettiamo la nostra bambolina. Bombola. La bambola. Allora. Stampati super saiyan. Aspetta che adesso la togliamo. Allora, togliamola da qua, via queste buste di plastica. Aspetta, Pippo, aspetta, prima la tolgo tutta. C'ha il costume, scappo io. Mamma mia, ragazzi, che bella! Cioè, è una cosa fantastica. C'è scritto Tsunemikue. Ok, spero di averlo letto nel momento giusto. Comunque, è bellissimo. Pippo, non prendere. Pippo ha già visto qualcosa. E poi si mette sulla sua base. Ovvero, aspettate, qua. Aspetta adesso. Faccio vedere. Ragazzi, voi no. Voi ditemi veramente. Non è eccezionale. Fantastica, veramente. Ragazzi, sono molto molto contenta. Ragazzi! Poi. Anima Spello! Papà! Anima Spello una! Dei coniglietti! I marshmallow! Sì, marshmallow di coniglietti! Allora, apriamo subito. Ecco, ragazzi. No, ragazzi. Cioè, dai, dammelo! Piano, piano che si rovina. Alla Babbo Natale! Vai. Babbo Natale ha un cerco di fare. Secondo me, ecco, bravo, proposito di Natale, secondo me sarebbe molto carino
far trovare come regalino, o comunque dare il regalo ad una nostra persona speciale, a un fratello, sorella, mamma, papà, comunque qualcuno a cui teniamo tanto. Ecco, una new box per Natale, con tantissime sorprese dentro. Colore e quello bianco. Ok, ci sono rose e bianche, vediamo un po'. Non so. La melotta al limone. Ah, la tua è il limone, a me la fragola. Buona, dai. È mia, non sa così tanto. Ok, vuoi posarla tipo così, andiamo avanti. Vai. No, questo qui è chiuso, quindi... Piano, adesso lo apriamo con la forbice. Aspetta, devo calmare già la persona. No, 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 posso? Basta. Se troviamo altri snack, poi dobbiamo assaggiare quelli altri, nuovi. Ok. Mi mangio tutta la scatola. Vai, Pippo, apri tu. Sorpresa. Piano, mi raccomando. Ecco, questo qui è l'oggettino tipico giapponese. Oh mio Dio, ragazzi. La per la passione. La pastiglia. Vabbè, ragazzi. Voi ditemi se non è praticamente una cosa bellissima. Cioè, praticamente è un piattino troppo carino con i coniglietti che si rincorrono e c'è questo sfondo blu e bianco. Ragazzi, è una cosa... Veramente, mi sto emozionando. Tra un po' piango. Veramente. Wow, Neon Box, sei la migliore. Cioè, ma bacione Neon Box, perché c'è. Noi amiamo. Deve farci un poster Neon Box Forever. Bellissimo. Infatti era incartonato molto bene, cioè pacchettato bene, perché per evitare che durante il viaggio, il lungo viaggio, si rompesse. Wow. Ancora cose, Pippo. Cos'è? Attacco un titano. Aspetta, poi dopo guardiamo le altre cose. Non c'è più niente. Ok, poi Neon Box vuota, quindi lasciamo lì. Vieni, Pippo. Apriamo di qua. Vai, tira fuori tu. Non me la posso ritornare la persona. Cos'è? Un telo da mare! No, che telo da mare! Ah, sì, è praticamente uno di quei... Tellini per i bambini. Cioè, non è né un asciugamano, né... È una cosa che si mette sul tavolo... Aspettate, adesso ve lo dico. Shinjeki... Hand towel! Ah no, è un asciugamano, ragazzi! Aspetta. È un asciugamano per le mani! Super Saiyan Poggio qua! Bellissimo! Quindi asciugamano per le mani, facciamolo vedere ancora una volta. Cioè, guardate che bello! Attack on Titan! Titan! Okay. Mi pronuncia molto bella! Wow! Cioè, è troppo bello! Pippo mette il rossetto! Gomma, tra l'altro, rossetto gomma! Lo ok, rossetto delle femmine. Wow, wow, wow. Mi finisco questo. Ok. Ecco tutto quello che abbiamo trovato. Metto solo le pastiglie. Ok. Quindi ragazzi, ecco qua tutto quello che abbiamo trovato in questa splendida e fantastica neon box dedicata a settembre. Cosa è uscito? No, basta, Pippo, lui si sta no, veramente... Dai. No, basta, caramelline, no, basta, dopo ce ne mangiamo, ok, se l'ha mangiata lui. Ah, ragazzi, abbiamo letto, e questo piattino serve per mettere la salsa di soia. Ci mancava proprio, il piattino apposito per la salsa di soia, quindi lo useremo tantissimo per mangiare il sushi. E Pippo, ok. Quindi mi raccomando, prendete anche voi questa neon box, comunque le prossime. Se volete, appunto, abbonatevi. Ok, vi lasceremo il link qua sotto, così cliccate e andate a curiosare e scoprire. Leggere, se queste sono pastiglie veramente. Ok. Ok, questa qua, inoltre ne abbiamo detto prima bambolina, non ci veniva bene il nome, è un action figure di questo bellissimo personaggio di un cartone giapponese. Bellissimo. Allora, Pippo, inoltre oggi... Bravissimo. E in particolare, Gigio Pasticcio, Yo-Kai Watch 1, 2, 3 e Blasters. Yo-Kai Watch! Però Pippo mi piacciono molto. Poi Giulia Carbone, Emanuela con l'account... Emanuela con l'account Il Mondo di Arianna Sabatino. Poi Carol con l'account Pinco Pallino. Bellissimo questo account. Un bacione a te. Poi Carmen Attruia, Adventure Channel. Poi Dennis Truscello che il 26 ottobre farà 17 anni, o ha fatto 17 anni, dipende quando pubblicheremo questo video. Quindi, tantissimi auguri a te. E poi c'è scritto anche una dedica, che adesso leggiamo. Ok, c'è scritto.
Tina, te sei una bellissima ragazza, sempre sorridente e dolce. E Pippo è simpaticissimo e bravissimo. Su YouTube guardo solo voi perché siete più bravi e più simpatici che ci siete. Grazie! Mua, mua, mua. Bacioni! Sì. Vai Pippo, manda un bacione grande. Mua. Basta, questa qui, la, perché Pippo vuole romperla adesso. La metterà nel bagnetto. Come l'uovo, sì. Anzi, guarda che facciamo la frittata. Sì. Ti vuole okay. Una bella frittata. Poi, Gabriele, sei tu camarata, che è un grandissimo nostro fan, ci segue da tantissimo tempo, e ha aperto anche un nuovo canale, quindi seguitelo, bacioni. Poi Ludovica, con l'account LudoV, Perry Francesco 2006, Frisenna Mattia, che anche lui un canale, quindi seguite anche lui. Poi Carola ed Eleonora, che con l'account Gaggero Sister, che sono due ragazze fantastiche. Abbiamo seguito anche una loro diretta. Una loro diretta su Instagram e ci hanno fatto dei complimenti bellissimi, quindi vi ringraziamo. Mua! Bacioni a voi. Poi Giorgio BCCET o BCCET, ok. Poi Noemi con l'account Salvo Mazzola, Paola Scrofani o Scrofani, poi Alessia Santoro, Gamer 130 e infine Elena Battiniello. Quindi ragazzi, vi mandiamo un bacio e un abbraccio fortissimo, veramente vi stringiamo forte forte forte. Ok, e quindi mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su. Cosa faccio? Ok, se siete nuovi Pippa, iscrivetevi al nostro canale con le mie volte, attivi io con questo video con i vostri amici e lasciate commenti. E dai, dai, bomba! Bravo! Mi raccomando ragazzi, lasciateci bellissimi commenti come fate sempre, noi vi ringraziamo tantissimo e quindi saluti da Tina e ciao!